Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio chi ha consentito alla nostra casa di cura, al nostro ospedale, di essere partecipi a questo progetto. Devo dire la sincera verità che per quanto riguarda tutti gli aspetti operativi e gestionali in questi anni di lavoro, il mio è stato un apporto molto poco importante. L'apporto importante, l'asse portante di tutta l'attività svolta per questo progetto è stato portato avanti dai miei collaboratori, ma in primis di tutto la signora Bellan Sofia, alla quale va il mio ringraziamento anche pubblico oggi per questo avvenimento, per quel lavoro, scusate, per il lavoro che è stato fatto. Io oggi ci tenevo in maniera particolare a essere qui perché. Proprio perché questo è un momento conclusivo del lavoro, devo dire, non ho lavorato molto per il resto, ma soprattutto perché in tutti i momenti importanti della vita e anche di un progetto come questo, è il momento di trarre dei bilanci di come sono andate, di cosa è stato fatto e che è stato ampiamente documentato, sono state ampiamente documentate le attività da chi mi ha preceduto nelle relazioni. Io devo dire che dal nostro punto di vista noi siamo un piccolo ospedale di provincia dove facciamo una serie di attività importanti per la popolazione, vale a dire noi siamo un ospedale con circa 150 posti letto dotati di un pronto soccorso, facciamo circa 6.500 ricoveri all'anno. Non sono i numeri dei grandi ospedali, ma per noi sono i numeri importanti che servono per erogare prestazioni di salute ai cittadini della zona. Devo anche specificare che il nostro è un ospedale privato, vale a dire convenzionato con il sistema sanitario nazionale, ma la gestione è privata. Le due cose che a me porto a casa e trago come bilancio di questa esperienza sono la prima che un'attività di continuo confronto come è stata questa, anche a livello internazionale, crea sicuramente un valore aggiunto per tutti coloro che hanno potuto interagire, per noi la cosa importante per i nostri collaboratori che hanno avuto modo di confrontarsi con altre realtà e soprattutto cercare di creare valore aggiunto per tutti. E creare valore aggiunto per la nostra attività principale, per quello che cerchiamo di fare tutti i giorni, vale a dire erogare prestazioni di qualità a tutti i nostri pazienti, vale a dire noi ci riteniamo, questa è la nostra vision, persone al servizio di altre persone. L'altro punto estremamente che porto a casa da questa esperienza è che comunque dobbiamo dirlo che se noi siamo qui, siamo qui a questa manifestazione perché facciamo parte di un progetto molto più ampio che quello della Comunità Europea. Che la Comunità Europea, sappiamo tutti che in termini della salute è un argomento estremamente di attualità, la quale lo persegue continuamente e pur completando l'azione dei singoli stati, perché la materia sanitaria è attività esclusiva dei singoli stati appartenenti ad essa, cerca di completare l'attività sanitaria attraverso forme di collaborazione tra i vari stati, attraverso la mobilità transfrontaliera, ma questo sarebbe un argomento di estrema importanza e soprattutto di estrema vastità per il quale non abbiamo il tempo e su cui non possiamo impegnarci a discutere oggi. Tuttavia, ritorno a ripetere, la Comunità Europea è estremamente importante per questa attività che noi svolgiamo, che stiamo svolgendo anche in questo campo. Io non mi resta altro che ringraziare tutti voi e rubo solo, lascio la parola alla signora che vi spiega vi spiega, scusate, il lavoro che è stato fatto da parte nostra sul progetto. E dico solo una cosa legata, vi lascio con l'ultima slide che dopo proietterà anche la signora, di quello che diceva Henry Ford, vale a dire che mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso e lavorare insieme è un successo. Per noi questo progetto di lavorare insieme è stato sicuramente un successo. Grazie a tutti e buona continuazione. Buongiorno a tutti, io vi mostro una foto che ormai l'avete già vista tutti, dove molti si riconosceranno. Questo è iniziato tutto qua nel maggio del 2013, quando siete venuti nella nostra struttura, avete visitato tutti i nostri reparti.
qui, dove il dottor Ante era molto attento, che abbiamo presentato il nostro bacino d'utenza e tutte le nostre attività. I nostri lavori sono proseguiti con due corsi tenuti con la collaborazione del dottor Pedron, che oggi non c'è, sul modello basato sulle competenze per la crescita dei professionisti. Qui abbiamo coinvolto circa 50 professionisti, infermieri, fisioterapisti, medici, psicologi, in cui appunto abbiamo approfondito questo modello delle competenze. Erano corsi accreditati presso l'Agenas e anche appunto con i crediti ECM. Poi abbiamo fatto un pool multidisciplinare, un gruppo di lavoro costituito dalla cardiologa dottoressa Bacic, che conoscete, qualcuno si ricorda, due dottoresse cardiologhe, la Laura Quadretti, in più c'era una psicologa, la Laura Beltrame, che anche questa conoscete, i nostri fisioterapisti che sono qui, e un dietista, Paolo Schlagenhoff, e anche la collaborazione di un paziente che era ricoverato. È stato costituito un libretto educativo che contiene i consigli per i pazienti in riabilitazione cardiologica nel momento in cui vanno a casa. Quando hanno dei dubbi, sfogliano il librettino e si rassicurano perché c'è scritto tutto. Questo librettino viene spiegato prima della dimissione per le specifiche competenze ai pazienti e poi viene consegnato a tutti i pazienti ricoverati in riabilitazione cardiologica. Noi abbiamo fatto una stima che sono 250 pazienti l'anno. Abbiamo cominciato dal maggio, quando l'abbiamo creato nel maggio del 2014, stiamo attualmente consegnandolo. L'abbiamo dato alla Croazia, che l'ha tradotto anche. Un altro lavoro importante è stato fatto dalla dottoressa psicologa e psicoterapeuta nella nostra struttura, che ha creato un toolkit per prevenire e gestire lo stress quale fattore di rischio cardiovascolare. È una cassetta degli attrezzi, appunto, che contiene 6 incontri e facilita il medico e il paziente o la persona ancora a riconoscere, gestire e anche prevenire un eventuale stress. È stato presentato a Montona. Poi abbiamo ospitato molto volentieri infermieri e fisioterapisti albanesi e croati nella nostra struttura per 3 giorni. E questi sono stati affiancati dai nostri cardiologi, dai nostri fisiatri, anche dal dietista, psicologo e soprattutto dai fisioterapisti, e con loro li hanno seguiti nelle attività di riabilitazione dei pazienti cardiochirurgici in quinta, sesta giornata con sostituzione valvolare oppure con i VAD, che sono device, pompe meccaniche per atrioventricolari. Poi ci siamo trovati tutti a Tirana, cose che abbiamo già sentito, questa era all'aeroporto, e poi qui siamo andati a visitare appunto la sede di ADRA, bellissima sede che ha ripreso vita grazie a Love Your Heart, un centro bellissimo con una cardiologa e l'infermiera che è venuta anche da noi. Polifunzionale, mi sembra di avere capito, non soltanto cardiologico, ma c'erano delle cucine, c'era bellissimo proprio, è stata una bella esperienza. In mezzo abbiamo fatto uno steering commit, abbiamo parlato di soldi, il giorno dopo siamo andati in questa cittadina un po' fuori Tirana, dove abbiamo visitato una scuola secondaria, e la scuola centrale di formazione ha presentato un workshop interattivo con gli studenti. È stata una cosa molto importante, interessante, e questi studenti di 13-14 anni erano entusiasti e molto partecipativi. Subito dopo siamo andati a visitare un villaggio rom. Poi abbiamo ospitato la responsabile del servizio infermieristico della Casa della Salute, Davorka, non pronuncio il cognome perché neanche lo so, Davorka, e la coordinatrice Jade,
anche loro sono venute da noi, hanno avuto, in quell'occasione hanno avuto la possibilità di conoscere il nostro professore fisiatra Nino Basaglia, che è una persona insomma illustre in tutto il Veneto e anche in Emilia Romagna, è un docente universitario, specialista appunto della riabilitazione. Poi siamo, questa foto ormai ne avevo altre, potevo anche cambiarla. Comunque è stata la visita a Pola, abbiamo visitato la Casa della Salute e abbiamo visitato l'ospedale. In quell'occasione la dottoressa Baci ci ha presentato le attività che noi nella casa di cura svolgiamo. E la dottoressa psicologa ha presentato appunto questa scala di ansia e depressione e i fisioterapisti hanno presentato questo training fisico ai pazienti cardiopatici in regime ambulatoriale, che è diverso dal regime di degenza. Siamo stati lì 3 giorni, siamo stati benissimo, ho imparato un sacco di cose. L'ultimo nostro attività vera e propria è stato fatto nell'US 14 di Chioggia, un evento organizzato dal mio collega Antonio Boscolo, in cui appunto si parlava di prevenzione e gestione del rischio cardiovascolare. La nostra dottoressa ha fatto un piccolo intervento sul ruolo della determinazione del BNP nello scompenso cardiaco, presentando i nostri casi clinici avvenuti nel nostro ospedale. Basta, questa è l'ultima che è stata letta dal nostro dottor Mazzucato. Io volevo ringraziare il dottor Mazzucato per avermi coinvolto in questo progetto e sono onorata di averne fatto parte. Ringrazio Roberta per tutto il sostegno che mi ha dato, Lorena Sassi, che adesso non lo... Ah, eccola là, che è stata la nostra capofila italiana che mi ha supportato sempre. Porto i saluti e i ringraziamenti dei fisioterapisti che sono qua in aula, Rocco e Imma, e delle due dottoresse che oggi non sono potute venire, la dottoressa Bacic e la dottoressa Beltrame. Grazie di tutto.